Vittoria Baldino, salve, deputata dei 5 Stelle, che interviene con noi in diretta dalla Calabria. Ma intanto Morgan, che è un personaggio pubblico, è un artista, si è scusato, credo che nel suo caso sia sufficiente. Invece Vannacci, che è un militare, non è soltanto un personaggio pubblico, rappresenta le forze armate, sì, di fatto, non solo non si è scusato, ma addirittura ha rivendicato quello che ha scritto nel suo libro. Che, attenzione, non siamo nell'ambito della libertà di espressione, perché in primo luogo la libertà di espressione non rileva quando siamo di fronte ad espressioni che incitano all'odio, alla violenza, razziste, xenofobe, e in secondo luogo lui è un alto dirigente delle nostre forze armate. Dal punto di vista culturale, a proposito di quello che stavate dicendo sulla questione dello sdoganamento o meno di un certo tipo di linguaggio e di un certo tipo di idee, vorrei fare un parallelismo rispetto ad un fatto che è accaduto qualche mese fa. Ricordate la dirigente Savino del liceo Da Vinci di Firenze, quando scrisse quella circolare indirizzata ai genitori di quei ragazzi? Ecco, in quel caso noi eravamo di fronte ad una insegnante, ad una dirigente scolastica che ha esercitato il suo diritto dovere anche di, come dire, esaltare i valori democratici della nostra Costituzione, i valori antifascisti della nostra Costituzione. E che trattamento ha ricevuto da parte del governo? Ha ricevuto un richiamo da parte del ministro dell'istruzione. È stata richiamata dal ministro dell'istruzione per aver emanato e diramato una circolare che traduceva nei fatti dei valori sacrosanti. Invece questo è un caso politico, perché al di là della sacrosanta presa di posizione del ministro Crosetto, che io trovo sacrosanta, dovuta ma non sufficiente, perché secondo me destituirlo non è sufficiente, perché rappresenta ancora le nostre forze armate, che dovrebbero rappresentare l'imparzialità e i valori della Costituzione entro i quali tutti ci dovremmo riconoscere. È un caso politico, perché non si è chiuso nel momento in cui l'esercito e Crosetto hanno preso le distanze, ma abbiamo visto in questi giorni esponenti del governo e della maggioranza addirittura solidarizzare con, certo, Vannacci. Certo. Qui sta il caso politico, non tanto sulle parole di Vannacci, ma sulla presa di posizione di alcuni esponenti addirittura del governo come Salvini, mentre di fronte ad una preside che invece prende, chiaro, una posizione contro il fascismo e la deriva fascista, viene addirittura, come dire, minacciata dal ministro di riferimento. Chiaro. Questo è il caso. Professor Caffaro, aspetti un attimo, che è una cosa rapida. No, sì, una cosa rapida, perché non ha risposto sul Vaffadei, sul body shaming che faceva Grillo di tutti i personaggi politici. Loro hanno Grillo sul palco, cioè insultava tutti anche fisicamente, faceva insulti sul sesso, sulla statura, sull'aspetto fisico. Cioè voi avete utilizzato l'insulto e il turpiloquio per avviare la vostra avventura politica. Ve ne siete pentiti? Considerate una cosa normale questo? O è un'altra epoca e non ne volete più parlare? Baldino, in 10 secondi, perché il professor Canfo è tornato e vogliamo... Scusate per l'interruzione. Prego. Ma noi non abbiamo mai utilizzato espressioni razziste, xenofobe, né incitato all'odio e alla violenza. Beh, anzi, abbiamo incanalato una rabbia che era legittima nella popolazione in un percorso democratico, e siamo entrati in Parlamento e abbiamo portato le istanze dei cittadini Berlusconi in Parlamento. Quindi noi questo lo rivendichiamo e assolutamente adesso non abbiamo nulla hanno tolti a che fare pure con le dichiarazioni xenofobe e razziste di questo soggetto, che voi invece state difendendo. Voi lo state difendendo, lo volete dire. Facciamo solo un attimo break, perché in questo programma abbiamo bisogno di un arbitro saggio. E al professor Camp chiediamo a lei un commento su questa cosa che ci ha molto colpito, cioè quasi come una proposta programmatica: gli asili disturbano la famiglia italiana perché sottraggono le donne da un'idea e da un ruolo di cura del focolare domestico. Forse per quello sono usciti dal PNRR. Guarda che tutto, no, scherzo, tutto battuta, torna, battuta, tutto battuta, torna, battuta. Cioè tutto, le trame nere. Baldino. Guardi, intanto mi lasci dire che l'atteggiamento orwelliano questo governo l'ha manifestato nel momento in cui ha cercato di tacitare Banca d'Italia e anche la Corte dei Conti rispetto al ruolo sacrosanto di controllo che stavano svolgendo. Non si può criticare questo governo, e questa è la neolingua orwelliana. E questo c'entra, perché come prima si diceva che bisogna guardare non alle parole ma ai fatti, questi sono i fatti. Io condivido l'inquietudine di Marianna Aprile rispetto a un segnale devastante che sta passando, culturalmente,
culturale, però dall'altra parte sapete cosa penso? Che in realtà il silenzio di Giorgia Meloni su questo tema è un silenzio tanto assordante quanto comprensibile, perché in realtà la polemica intorno a Vannacci sta facendo un grande favore alla Meloni, perché sta coprendo tutta la sua incapacità rispetto ai temi da propaganda che ha utilizzato per prendere voti. Pensiamo che cosa penserebbero e farebbero gli elettori di Meloni e Salvini se avessero saputo che a 10 mesi dall'inizio di questo governo avremmo avuto il record degli sbarchi, la benzina, il prezzo del carburante fuori controllo, un familismo degno della peggiore stagione del partito personale di Berlusconi, con la Meloni che mette il cognato, la sorella al capo del partito, piazza tutti gli amici nei posti di comando, e una politica estera ed politica economica totalmente acquiescente ai dettati di Washington e di Bruxelles. Quindi questi sono i fatti, se vogliamo parlare dei fatti e se non vogliamo parlare delle parole. Sulla questione delle donne, io l'ho detto alla Meloni il giorno che è venuta in aula a fare il discorso di insediamento, a me non rassicura affatto il fatto che la prima donna premier, che ci sia la prima donna premier nel nostro paese, se questo governo non farà delle politiche a favore delle donne. E quando parliamo di politiche a favore delle donne, intendiamo anche colmare quel gap salariale tra uomini e donne, colmare quel gap lavorativo tra uomini e donne, perché Chiaro. Il lavoro povero colpisce principalmente giovani, quindi giovani anche giovani coppie, e donne. E diciamo, il segnale che loro stanno dando anche sul PNRR è un segnale eloquente, guardate, perché il fatto che noi non siamo riusciti a centrare quel target è un segnale eloquente. No, per ma su questo, cui cioè, la mia è una battuta, delle parole, ma fino a un certo punto, nel senso che questi sono i fatti di quello questo che scegli di Sebaldino, magari ci raggiunge in studio appena può, la ospitiamo volentieri. Grazie a Sandro Iacometti, grazie al professor Campa che è stato con noi finora.